Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati con l'appuntamento, è il numero 23 di Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Questa sera tantissimo ciclismo femminile, perché si è chiuso il Tour de France, lo ha vinto Annemiek van Vleuten, che realizza una doppietta Giro Tour, insomma, come capita solamente alle leggende di questo sport. Parleremo ovviamente non solo di questo, si sta correndo a Burgos, si è corso, oggi c'è stata la crono nel Tour di Polonia, l'ha vinta Aresman, faremo un salto indietro anche con Remco Evenepoel, che ha vinto la classica di San Sebastian, e poi non potremo non parlare del rinvio al 2023 del trofeo Matteotti, la classica abruzzese che ci saluta per quest'anno, sperando ovviamente di ritrovarla l'anno successivo. E poi ovviamente, come facciamo ogni anno, visto che è agosto, visto che la Tintarella comincia ad arrivare un po' a tutti, agosto significa anche Ferragosto, ma soprattutto Gran Premio di Capodarco, 50esima edizione. Poi capirete anche con chi lo faremo, come ogni anno, insomma, anche se è una regione che non è la nostra ma è veramente molto vicina, e sono praticamente oramai amici e ospiti consueti della nostra trasmissione. Però prima di salutare gli ospiti, un po' in studio, altri in collegamento, questa ovviamente per chi ama questo sport in Abruzzo e non solo, è comunque una puntata che racconteremo con un velo di tristezza, perché lo sapete, è scomparso qualche giorno fa Bruno Di Fabio, fotoreporter ma soprattutto amico, lo vedete nelle immagini, con la sua macchinetta fotografica ha raccontato tutto, davvero tutto il ciclismo di casa nostra, di qualsiasi tipo, e lo ha fatto sempre con il sorriso sulle labbra, come vedete anche da queste foto, il cordoglio da parte della Federciclismo, il comitato regionale, ma soprattutto quello autentico davvero di tantissimi appassionati della bicicletta che lo hanno trovato, hanno imparato a conoscerlo sulle strade, in qualsiasi giorno, in qualsiasi mese, quando c'era una corsa su due ruote, Bruno c'era. E noi gli mandiamo veramente un grandissimo abbraccio, perché le sue foto, le sue immagini hanno raccontato davvero tanti anni di questo sport, e noi insomma siamo orgogliosi, io sono orgoglioso di averlo conosciuto, di aver passato dei bei momenti con lui quando prima di condurre ero sulle strade e ho imparato a conoscere la sua gentilezza, la sua pacatezza. Quindi a lui va il grande abbraccio di questa sera, e anche insomma che ci accompagnerà in futuro, perché lo ricorderemo sempre. Ovviamente non mi sono dimenticato degli ospiti, ma questo era un intro doveroso. L'ideatore della trasmissione, che ritrovo a distanza di una settimana, Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Vedo che anche te con l'agosto, la Tintarella, insomma, comincia ad arrivare. Non so, magari sarà il lavoro, saranno altre cose. Sarà, no? Soprattutto il lavoro. Soprattutto il lavoro. Speriamo, sì, che dalla settimana prossima, una settimana di ferie, lo faremo anche noi. Dai. Di riposo. Abbiamo detto che parleremo di tantissimo, nella prima parte, di tantissimo ciclismo femminile, e noi ovviamente, come di consueto, rimaniamo in casa Eurosport, perché salutiamo Ilenia Lazzaro. Ciao Ilenia. Buonasera a tutti. Che ci ha raccontato questa edizione del Tour de France? Ovviamente poi con te entreremo un po' più nel dettaglio, ma siamo davvero contenti di averti con noi questa sera. E in piattaforma insieme a te, un po' ammaccata, lo sei anche te, prima ci hai fatto vedere insomma che un dito della mano destra non è proprio al 100%, io credo, eccolo qua, credo che, e la saluto, Marta Bastianelli. Marta, ciao. Aspetta che devi mettere il volume. Ok, eccoti. Ciao a tutti. Io penso che tu sia un po' più ammaccata di Ilenia, credo. Aspetta che forse ti abbiamo perso. Ti sentiamo a scatti, quindi probabilmente la connessione non è... Cioè, prova un po'. Ci sentiamo. Ecco, adesso sì. Dico, te forse sei un po' più ammaccata di Ilenia, che ha solo un dito.
Sì, ho fatto una bella caduta, era da un bel po' che non cadevo in realtà, quindi insomma ogni tanto ci vuole. No, speriamo di no, poi ci racconterai insomma questo. No, vabbè. Tour de France che hai corso. Ovviamente parleremo di Capodarco, non potevamo non ritrovare, riabbracciare Gaetano Gazzoli. Ciao Gaetano. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie dell'invito. Ci mancherebbe. Ci fa piacere. A noi fa piacere ancora di più. Non sei venuto da solo. Sei venuto. Questo filo conduttore di Eurosport Discovery ci segue sempre. Perché Roberto Cicchini, ciao Roberto, papà di Giulia, che però sei all'interno dell'organizzazione del Gran Premio di Capodarco. Sì. Sì, ha detto stampa del Gran Premio. Però un occhio al tour femminile lo hai dato, Certo. Ovviamente interessato doppiamente. Da appassionato di ciclismo e non solo. È vero. Io saluto Maurizio da qui in regia. Vi ricordo il numero per poter interagire con noi: 392-623-7060, WhatsApp, SMS, oppure potete seguirci sulle nostre dirette Facebook, sia sulla pagina di TV6, eccomi qua, sia sulla pagina di Velo. È la stessa diretta, ricondivisa. Però, insomma, io cercherò di seguirla. Magari se avete dei commenti da fare sotto, proverò a leggerli. L'anteprima finisce qua, non cambiate canale, tra poco, dopo lo stop, velo numero 23. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
Pronti a partire con questo 23esimo appuntamento con Velo, la nostra rubrica dedicata al mondo del ciclismo. Come detto nell'anteprima, tanto ciclismo femminile in questa prima parte, poi ovviamente faremo un salto anche tra i maschietti, però con Luciano Robottini ovviamente, ma con Ilenia Lazzaro e Marta Bastianelli in collegamento. Faremo un po' il bilancio di questo che Ilenia possiamo chiamare Tour dei Paesi Bassi. 6 vittorie di tappa su 8, tutte le maglie. Ad un certo punto, qualche tempo fa, è vero che noi siamo state anche sfortunate, è caduta Marta Cavalli che si è ritirata, insomma siamo stati anche un po' sfigati, mettiamola così. Però è anche vero che c'è stato un momento in cui pensavamo di essere quasi a livello degli olandesi e a un certo punto ci hanno detto: ma cos'è che c'è? Volete raggiungerci? E noi ci prendiamo tutto il Tour de France, tutto quello che è possibile vincere, anche probabilmente ci portiamo a casa le transenne dell'organizzazione. Sono andato molto lontano dalla realtà? Ma secondo me è stato poi un insieme di cose, di fattori che ha portato al risultato che abbiamo visto. Però bisogna tener conto che prima di questo Tour le italiane hanno vinto praticamente molte delle corse che hanno anticipato. Abbiamo un attimo un problema di collegamento con Ilenia, vediamo se riusciamo a recuperarla, altrimenti vado da Marta, che invece vedo in collegamento. Marta, giro a te la stessa considerazione. Ma allora, sicuramente è stato un tour che prevalentemente è stato, diciamo, diciamo preso appunto di mira da una olandese, che è la Van Vleuten, che l'aveva dichiarato dall'inizio che voleva vincere il Giro, Tour e Vuelta, quindi ce l'aspetteremo anche super pronta ad una Vuelta. E c'è Marianne Vos, che è intramontabile, che anche lei era venuta comunque per far bene, lo sapevo già dal Giro d'Italia, e la Vibes nulla togliere a lei, e quindi diciamo che comunque noi generalmente il bilancio non è stato male, perché c'è stata anche la Persico che diciamo ci ha fatto vedere ciò di cui è capace. Sicuramente sarà un atleta che avrà un bellissimo futuro, la vedo un po' come la vostra, nelle stesse caratteristiche, e nulla, quindi anche Lisa Balsamo si è difesa bene nelle volate, diciamo che ho visto un livello molto alto che non c'entrava nulla con il Giro d'Italia. Ah, è stato un Tour de France dove se non ti facevi trovare preparata ovviamente ne risentivi tantissimo. Credo però inoltre che il ciclismo femminile stia crescendo troppo velocemente in poco tempo e ci sono tante ragazze che non sono ancora pronte a questo super cambiamento. Questa cosa un po' mi preoccupa sul fatto delle mini squadre, dove comunque qui al Tour de France sono state invitate tante squadre, tante delle quali fanno pochissime gare sulle gambe ed esperienza, e questo ha prevalso anche tanto sul... Quindi da pensare più all'aumento di un atleta in più per ogni squadra, piuttosto che invitare delle squadre piccole dove comunque con noi hanno poca esperienza di gara, dove mantenere delle velocità, fare dei chilometraggi per 8-9 giorni diventa complicato. Quindi questo è stato un po' il riassunto del Tour, ma una gara bellissima che sicuramente andrà sempre in crescendo e farà crescere tante atlete, quindi mi auguro che il ciclismo femminile possa appunto avere appunto dei diamanti in più nel suo calendario. Hai scelto un termine non casuale, cioè sta crescendo troppo velocemente. Pensi che si vada anche nel ciclismo femminile con una velocità più spedita rispetto a quanto abbiano fatto gli uomini, che ci hanno messo molto più tempo, ma era anche un movimento differente che aveva una consistenza diversa? Si vada verso una polarizzazione sempre più forte, un po' come avviene anche nel World Tour maschile? Allora, tutto questo succede perché io vi posso fare il mio, diciamo, esempio. Io vengo da un ciclismo veramente terra terra, come lo definiamo noi, dove ho vinto il mondiale nel 2007 e mi sono ritrovata che dopo 5, 6, 7 anni era un ciclismo che cresceva ma molto a rallentatore, proprio
ogni anno. Mi sono ritrovata in 2 anni in una squadra World Tour che viene, diciamo, questo anno, vabbè, però comunque sono pochi anni che nascono così tante squadre World Tour. Quest'anno mi ritrovo in una squadra World Tour che viene dal maschile, dove comunque loro già hanno dei progetti grandissimi. E vedo che tutte le squadre World Tour hanno dei progetti super giganteschi che vogliono affiancare il maschile, e questo credo che sia bello nel femminile, perché quando io te lo può confermare, noi comunque facevamo veramente poche gare, gestione familiare, era un ciclismo molto più spartano. Adesso è un ciclismo che in 3-4 anni o sei carne o sei pepe, quindi tempo di crescere ce n'è, ma ben poco, e ti buttano a fare tour, giro e vuelta in 20 giorni, o vai o non vai. Ci sono delle politiche interne di squadre che sono, diciamo, a livelli dove alle atlete a volte non sanno neanche cosa significa termine Training Peaks, termine FTP, termine TSS. Sono tutte cose che ovviamente nel mio ciclismo ad esempio non esistevano, la power, la potenza e quello e quell'altro, insomma. Diciamo, questo mi viene da pensare di dirvi che stiamo andando avanti proprio bam 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 interrottamente, e ci sono magari atleti come me che vengono al ciclismo vecchio, comunque atleti giovani che magari vogliono crescere ma in maniera più tranquilla e non hanno tempo. Quindi ben venga che il ciclismo cresca, che si arriva ai livelli maschili e ben oltre, perché se finora l'abbiamo fatto con calma, forse troppo calma, adesso lo stiamo facendo troppo velocemente in poco tempo. Stiamo vedendo delle immagini con un tour di parecchie cadute. Non pensi che queste cadute sia stato anche su quel tipo di problema che dicevi prima tu, squadre di un basso spessore con atlete con poche esperienze internazionali? Allora, io però voglio anche fare un punto dicendo che di cadute ce ne sono state anche al tour maschile, cadute che a volte cose veramente banali, questo non è stato mai detto. Poi mi viene anche un po' da dire quando la gente dice perché non sapete andare in bici, perché le donne, perché le femmine, perché di qua e di là, quindi scaglio anche comunque soprattutto una lancia a favore nostra, nel senso che di cadute ce ne sono sempre state nel ciclismo maschile e quindi anche nel femminile. Per quanto ci riguarda, ci siamo rese conto noi atlete che abbiamo vissuto il Tour de France, quindi all'interno dove magari delle situazioni purtroppo non vengono riprese in TV o comunque sono ben presto dalle riprese che venivano in onda. Sì, ci sono alcune ragazze che magari correndo poco con noi, quindi facendo poche gare, avendo sulle gambe pochi chilometri, soprattutto a queste velocità, perché abbiamo corso delle tappe in 3 ore e mezza di 140-145 chilometri, che comunque sono tanti, e poi non abbiamo mai fatto un dislivello al di sotto dei 1500 metri ogni giorno. Quindi ci sono queste atlete che magari squadre dove hanno finito il tour ad esempio in una, in due ragazze, perché purtroppo altre o non ce l'hanno fatto, purtroppo ecco sono cadute, quindi sono rimaste coinvolte in situazioni che erano gravi. E sì, forse è questo che dicevamo noi, magari aggiungere un atleta in più soprattutto in queste gare così importanti, un atleta in più per squadra e fare meno squadre di club. Però credo che questo sia stato per loro un inizio, quindi il tour ha voluto anche un po' premiare tutte queste piccole squadre francesi che ha voluto appunto far partecipare. Magari dal prossimo anno succederà come nel maschile, quindi in questi grandi tour le squadre World Tour ok e qualche altra piccola squadra che ha punteggi. Marta, il tuo secondo posto in una tappa del tour, analizzando un po' la volata, ti rimproveri qualcosa? Essere battuta va bene da una grandissima campione come la Voss, però penso che tu hai la classe per poterla battere in volata questa qui. Che cosa ti rimproveri su quella volata? Allora, intanto è stata una tappa che purtroppo abbiamo avuto un'ennesima caduta di Mavi al penultimo giro, quindi parliamo di una 25ina di chilometri all'arrivo.
Io ho fatto un Giro d'Italia, un Tour de France, dove comunque il nostro focus era puntare alla classifica generale, soprattutto al Giro d'Italia e anche al Tour de France, che abbiamo perso due atlete all'inizio, perché al Giro d'Italia siamo partite in cinque e al Tour uguale, il primo giorno c'è stata una caduta della nostra compagna che si è rotta il gomito e quindi è andata a casa. Io ho dovuto sacrificare sia al Giro che al Tour il mio ruolo da velocista, perché non avevo una squadra che mi potesse supportare in questo. Al Giro d'Italia quasi tutti i giorni mi veniva, dove c'era la possibilità di fare la volata, mi veniva detto fai la volata perché è giusto così, ma purtroppo non hai compagni che ti possono aiutare, perché dobbiamo tutelare Mavi diciamo da questi sprint, perché purtroppo anche per loro è diventato difficile arrivare sotto l'arrivo e non prendere buchi all'arrivo, e quindi anche lei doveva avere un supporto per questo finale. Per quanto riguarda il Tour, in quella tappa io è caduta Mavi in discesa, dove è caduta anche la Vibes, lei ha perso contatto, ha dovuto cambiare la bici, la squadra non mi ha detto di fermarmi, però la mia professionalità mi ha voluto far fermare, quindi mi sono fermata, l'ho aspettata, siamo rientrate, poi ho pensato alla mia volata da sola, perché comunque ormai ero rimasta da sola, si veniva da una salitella e da una discesa full gas, tutte avevano almeno due o tre compagni, ero sola, quindi mi sono buttata a destra, sinistra, poi vuoi non vuoi l'esperienza ti insegna un po' di ruote veloci oppure quale puntare e dove puntare, però ovviamente su queste diciamo volate qui, soprattutto a questi grandi giri, non ti inventi più nulla e diciamo non puoi più fare niente da sola. E, mi rimprovero il fatto forse di non averci creduto, perché ho voluto salvare la baracca anche in quel momento, all'ultimo momento, non ci ho creduto fino in fondo e secondo me dovevo provare ad anticiparla. Poi parliamo sempre di una boss che voleva vincere un'altra tappa e quindi quando lei vuole vincere vede rosso come il toro, però insomma diciamo che sono stata contenta, la squadra anche, soprattutto perché dopo la caduta del giorno prima non sapevo neanche se ripartivo il giorno dopo, quindi io ho voluto, loro mi hanno lasciato la libera scelta di pensare cosa fare e se volevo o no. Io ho detto che volevo partire e volevo far bene, quindi comunque credo che ero partita con, era l'ultima occasione in realtà, e ero partita appunto con delle idee abbastanza chiare. Anche se qui Giuseppe Lanzoni ci scrive che sei te che, anche se morta, quando vedi lo striscione rosso come i tori, un atleta esempio per le giovani. Poi ovviamente torniamo da te Marta, però adesso abbiamo recuperato Ilenia che l'abbiamo tenuta un po' in ghiaccio perché stavamo parlando con Marta, ma vi posso assicurare che a tempo di record ha cambiato stanza, device, ha tolto le cuffie, ha risolto un milione di problemi, il tutto in credo 40-50 secondi. Eccoti Ilenia di nuovo, stavo parlando, ci sono, eccoti, dello strapotere. Marta prima ha detto probabilmente un ciclismo che corre, quello femminile, troppo velocemente, non a livello di velocità intesa sulla bicicletta, proprio in senso di evoluzione. Te che lo segui da vicino, anche a te comunque ha dato, oltre alla grande spettacolarità, però c'è anche qualche criticità dentro il sistema? Beh, sicuramente bisogna dire che era un'edizione zero, era la prima edizione dopo tantissimi anni e anche dal punto di vista della sensazione c'è stata una grande, anche un grande stress penso per gli atlete dal punto di vista mediatico, perché comunque sai, quando hai tutte le telecamere addosso, quando hai anche l'attenzione del mondo addosso, perché era, per assurdo, era veramente la prima gara che era trattata, prima gara tappa intendo, che era trattata nella stessa maniera del giro al maschile. Tutte le altre corse che abbiamo commentato fino ad ora a tappe non avevano la copertura tale e identica spiaccicata alla versione maschile. Anche la stessa Roubaix non è trattata dal punto di vista televisivo come la Roubaix al maschile, perché le donne fanno 3 ore di diretta, gli uomini fanno tutta la gara in diretta. Qui era praticamente la medesima anche organizzazione, ma anche direi proprio copertura televisiva, perché sono stati usati praticamente le stesse grafiche, tutta una serie di cose
e soprattutto c'era la visibilità in tutto il mondo, e questo penso che gli atlete l'abbiano sentito molto. Da una parte ci hanno dato delle gare molto combattute, quindi hanno creato spettacolo, dall'altra però ci sono state tutte queste cadute, che io sono d'accordo con Marta, cadono anche gli uomini, abbiamo visto quello che è successo a Burgos l'altro giorno, al Polonia, abbiamo visto le stesse cadute anche al Tour de France, è il Tour de France, quindi c'è sicuramente tanta smania anche di arrivare davanti, e spesso, l'ho detto anche in telecronaca, si buttano a fare le volate anche degli atleti che magari normalmente la volata non la farebbero. Stessa cosa nella prima parte di corsa, non abbiamo mai visto una tappa dove non ci sono stati degli attacchi. Perché? Perché le squadre Continental, che facevano fatica realmente ad arrivare alla fine della tappa in gruppo, cercavano di mandar fuori qualcuna. Quindi sì, c'è sicuramente qualcosa da mettere a posto, però era la prima edizione, quindi io penso che il prossimo anno, tra l'altro con l'innesto di altre squadre World Tour, le cose cambieranno. Da qui a 5 anni probabilmente avremo molte più squadre World Tour, molte meno Continent. Wild card saranno solo per le 3 squadre che hanno punteggi. Tra poco ti chiedo anche un bilancio delle nostre, perché se vogliamo era un po' una specie di corollario della domanda precedente. Forse l'Italia è una delle potenze, ma un gradino sotto. Forse ci eravamo illusi di aver agganciato la locomotiva Olanda. Forse stiamo bene, ma siamo un piccolo gradino ancora indietro. Però voglio chiederti se, insomma, avendo vissuto il Tour de France femminile, che praticamente agganciava anche temporalmente la fine di quello maschile, insomma, se avevi notato delle consonanze, visto che adesso sembrano veramente due tipi di ciclismo molto molto simili. Per esempio, prima l'esultanza della Vibes, che peraltro ha appena, se non erro, cambiato squadra, raggiunge la Copechi, mi è sembrata in maglia verde, a me, perdonatemi, a me è sembrato solo il mio Van Aert, era veramente Peter Sagan. Mi è sembrato Van Aert. Eccola qua. Sì, è vero, è un po' le sostanze. Sai, lei? Sì, è un po' più prorompente, tipo Peter Sagan a livello fisico. No, sicuramente delle similitudini ci sono state. Vuoi anche per la partenza, che era in concomitanza, no, con la gara maschile sugli Champs-Élysées, e che porterà poi anche i prossimi anni, qualora restasse appunto sempre Parigi, a creare delle formazioni che magari una formazione che non è una donna di classifica cercherà di avere la velocista forte, perché sugli Champs-Élysées di solito vince una velocista. Non a caso la SD Works si è portata a casa per 3 anni Lorena Vives, perché probabilmente ci tiene a vincere la maglia gialla già dagli Champs-Élysées. Detto questo, ritornando alla domanda che mi avevi fatto, poi si era bloccato tutto, io penso che è stato un po' un insieme di concomitanze questo Tour de France, perché comunque bisogna dire una cosa: su 44 giorni di World Tour solo in una occasione le italiane non sono mai arrivate nelle prime 10, e questa la dice lunga del grande movimento che abbiamo. Eravamo abituati bene, perché comunque abbiamo vinto tante gare, siamo saliti sul podio sia nelle gare a tappe precedenti che nelle gare di un giorno. Bisogna però dire che noi, bene o male, come Italia abbiamo già fatto, perché principalmente abbiamo, tranne alcune atlete molto esperte e come Elisa Longoborghini, il resto abbiamo tutte ragazze comunque di 25 anni, 24 anni, quindi ragazze che hanno già vinto. Questo tour è stato un po' un insieme di cose, perché guarda, ti faccio solo due nomi: Alta Cavalli, sì. Chiara Consonni, che non è partita per via del sì. Covid. Ecco, Chiara Consonni, secondo me, in un arrivo come quello sugli Champs-Élysées, e sul podio ci arrivava. Non batteva la Vili, è una delle velociste pure che ci restano, no, in Italia.
Poi abbiamo tante atlete che vanno forte su percorsi un po' più impegnativi, c'è Marta Bastianelli, c'è Elisa Balsamo che però ha vinto tanto e secondo me è arrivata un po' scarica al Tour de France. Non si può avere, sai, tutta la stagione sempre ad altissimi livelli. Quindi le altre ragazze giovani, Silvia Persico, che è una rivelazione perché non l'aveva seguita prima, ma che è sbocciata in questa stagione, Vittoria Guazzini, insomma ci sono delle ragazze che sono sempre arrivate bene, piazzate, è vero, non abbiamo vinto, è vero, le maglie le hanno portate a casa le olandesi, però è anche vero che già questo weekend c'è un altro weekend di gare World Tour e sono convinta che le nostre saranno protagoniste. Poi per la classifica generale penso che dobbiamo aspettare Marta Cavalli al momento, poi staremo a vedere, perché appunto abbiamo degli atlete forti, però magari sono anche Erika Magnaldi è forte per la classifica generale, però aiuta Mavi Garcia, quindi in quel momento è un gregario, non può esprimersi ai massimi livelli. Silvia Persico l'abbiamo scoperta, anche Silvia bisogna dare il bicchiere mezzo pieno e secondo me comunque le nostre hanno fatto un buon tour de France e la stagione invece è da incornato le olandesi, però è vero che fino a prima abbiamo dominato noi. Senti, numeri alla mano. Ilenia, facciamo un po' meta televisione. Vuoi toglierti una considerazione con Marta che ti ascolta in piattaforma? Noi ci facciamo in studio, ci facciamo un po' da parte, visto che siamo tutti maschietti e peraltro al Tour de France uomini è meglio che magari non ne parliamo perché siamo praticamente non pervenuti. Non so se avevi una curiosità per Marta che ti eri tenuta magari. No, io volevo solo, io e Marta ci siamo sentite durante. Ci sono un po' di problemi. Le ho sentite tutte, no, tutti come sta. Mi sentite? Adesso sì, meglio. Adesso meglio, se poi. Ok. Okay. E io non mi muovo, è che purtroppo mi sono dovuta attaccare col telefono. Ditemi se mi sentite. Sì, adesso sì. Ok, no, volevo solo chiedere a Marta dove ha trovato la grinta per sprintare e per andare come è andata dopo la caduta che ha fatto, perché veramente, cioè, secondo me ha dato un grande segnale anche alle giovani, perché poteva ritirarsi, invece ha dimostrato di essere lì, quindi proprio veramente mi chiedo questa cosa perché secondo ce l'avamo sentite proprio quando è caduta. Posso rispondere io all'inizio, poi faccio rispondere Marta. Secondo me la forza l'ha trovata nei cerotti. Cioè ha visto il cerotto e se un po' l'abbiamo imparata a conoscere, gli sono saliti 5 minuti. Ho detto, ma vuoi vedere adesso? Allora, erano i 4 giorni che già in gruppo, diciamo tra cadute, inchiodate di qua e di là, eravamo esauste. Noi, specialmente noi un po' più vecchie, che a un certo punto iniziamo a sclerare perché non se ne può più. Quella che cade, quella anche nei trasferimenti è stata micidiale. Non abbiamo mai fatto trasferimenti così lunghi, noi 7, 8, 9 chilometri di trasferimento dove c'erano almeno 2-3 cadute nei trasferimenti. Allora ho detto adesso basta ragazzi, bisogna che qua ci diamo una regolata perché se no c'ha ragione chi ci vede da casa, che ci prende in giro. Cioè, le cosiddette donne quando guidano le macchine, non è possibile. No, non lo so, nel senso che allora lì per lì veramente quando sono caduta non mi è mai capitato, ma avevo un ginocchio praticamente quasi... mi si vedeva l'osso per il buco che c'era e un male incredibile. È venuto il meccanico subito a portarmi la bici perché ho, diciamo, tranciato la bici eccetera e mi fa, dice, cosa vuoi fare, ripartire? Ho detto ci provo, però non vi assicuro niente perché non so neanche se riesco a pedalare, ci ho provato eccetera, sono andata al dottore, mi ha medicato e vabbè di qua e di là.
In questa caduta in realtà mi sono ritrovata per terra, non so neanche come, perché era in un momento talmente tranquillo che si andava, poi era insomma una tappa lunga, quindi non c'era stato motivo per una caduta così banale. Diciamo che poi, allora, intanto il primo pensiero è stato a casa, perché è tutto bello vedere le gare, no, da casa, è bellissimo, indubbiamente, soltanto che c'è chi guarda che magari dice in quel momento lì, oddio, cosa è successo, perché succede anche a me quando sono a casa e guardo le cadute e vedo le gare, insomma. Ci sarà qualcuno che conosci, che non conosci. Poi la telecamera si è fermata su di me, ho pensato subito alla bambina, ho detto ecco qua, adesso Clarissa vede, sì, che mi sono fatta male, quindi sono voluta ripartire per forza per far vedere anche a loro che era andata tutto bene, insomma, che stare lì per terra eccetera, anche se il ginocchio non potevo neanche quasi camminare, ho detto in qualche modo devo far vedere che sono ripartita, quindi era già, da chi ti vede da casa, già un modo per dire ah, meno male è ripartita, e già era comunque una, insomma, un punto a mio favore. Poi nulla, ho ragionato e la squadra indubbiamente mi ha sempre messa nelle condizioni migliori, avevamo la dottoressa comunque che mi ha seguito, tra l'altro avevo un gomito gonfissimo, volevo andare in ospedale per fare una risonanza e una lastra, e ci eravamo passati nei giorni scorsi con l'altra compagna che per fare poverino una lastra non si sa, perché purtroppo quando vai all'estero non è sempre facile, e quindi ho detto no ma non ti preoccupare che va tutto bene eccetera, quindi erano anche un po' preoccupati. Però credo che la forza si trovi anche nel superare quegli attimi, e come dici tu forse è anche un segnale per chi magari si piange addosso in continuazione, magari ci sono delle piccole situazioni da risolvere che sono più, non sono grandi come pensi, e soprattutto poi sapevo che alla squadra serviva il mio supporto per Mavi, per tutti, avevamo già perso un atleta e quindi io dovevo per forza in qualche modo dovevo continuare, quindi poi mi sono rassicurato, ho chiamato a casa, gli ho detto sto bene, domani riparto, vado in fuga e quindi spacco il mondo. Loro erano tutti felici e contenti, quindi ci ho provato tutto qua. Perfetto. Luciano. Sì, magari sia a Marta che a Ilenia. Che cosa ho notato da questo Tour de France? Che a differenza del ciclismo maschile, dove la concorrenza, la vittoria finale di un grande giro, ce ne sono tanti di uomini. Quest'anno al Tour de France abbiamo visto i Pogacar, i Vingegaard, i Bernal, i Thomas. Nel ciclismo femminile in questo momento ci sono tantissime campionesse da classiche o corse di un giorno. La Van Vleuten l'ha dominato, ha dominato il Giro, ha dominato il Tour, dominerà anche la Vuelta. In questo momento forse nel ciclismo femminile c'è poca concorrenza a questa grande campionessa per quanto riguarda le corse a tappe, Marta. Vabbè, lei è una campionessa indiscussa, comunque sia, lo sappiamo ormai da tantissimi anni, c'è una Vollering che comunque potrebbe dargli sicuramente, diciamo, un po' di fastidio. Abbiamo anche Lisa Longoborghini, Marta Cavalli, che come dice Ilenia, sono sicura che se lei non cadeva era lì a concorrere per il podio ad un Tour. Diciamo che in realtà forse lei riesce a fare delle cose per il momento che tante atlete magari neanche vogliono fare, senza arrivare a quei livelli lì di esasperazione totale. Ricordiamo che è una ragazza che vive ormai 12 mesi all'anno in altura, penso solo a Natale scenderà dai suoi a casa. Tutte noi o comunque tutte le altre atlete cercano di fare più una carriera duratura che magari cercare di portarsi all'esasperazione così, che non è semplice. Noi tanto di cappello, perché è un'atleta, è una campionessa indiscussa, lo sappiamo da tantissimi anni ormai, siamo riusciti a batterla anche noi tantissime volte. Credo che le giovani che verranno possono comunque appunto provare ad essere ai suoi livelli. Ho parlato con lei e mi ha detto non devi smettere di correre Marta, perché le Olimpiadi sono per te. Io ho detto ok, ma cioè io comunque comincio ad avere un'età dove insomma due domande me le faccio, forse lei le due domande non se le fa, perché mi ha detto che continuerà, ha firmato felice e contenta con la Movistar. Sono scelte di vita, sono scelte di vita. Lei, Marta, la Movistar a livello maschile sta soffrendo molto questa squadra, perché al Giro hanno fatto fatica, al Tour altrettanto. Speriamo di vedere questa squadra spagnola brillante alla Vuelta.
però investendo su questa grandissima atleta olandese hanno avuto un grande ritorno d'immagine. Ultima tappa del Tour de France femminile, seguito da 5 milioni di telespettatori nel mondo, quindi veramente questo grande interesse pure che c'è intorno al vostro movimento, e ci sorprende effettivamente, perché magari già 7, 8, massimo 10 anni fa il vostro sport era veramente all'alba di queste situazioni, e quindi a volte ci si sorprende, perché effettivamente questi dati Auditel, questi numeri fanno sì che poi grandi aziende preferiscono il ciclismo femminile piuttosto che quello maschile. Quindi veramente ti consiglio di continuare a correre, perché ah, ecco, cioè, hai capito il ragionamento? Non mi convincete, no. Posso fare anche altro nella vita, no, sono sicura. Nel senso che per tutto c'è un tempo. Io credo che io ho vissuto anni bellissimi nella mia carriera, non posso rinnegare nulla, ho avuto tantissime vittorie bellissime. Essere a livello spaziale in un ciclismo di oggi è veramente difficile, soprattutto per atlete come me, nel senso che comunque al di là di tutto poi hanno anche una famiglia, una vita, eccetera, e stare ai livelli delle giovani adesso è veramente complicato. Ci sono pochissime atlete, ecco, la Van Vleuten è un esempio che magari alla mia età, anche un po' più grande, riesce a farlo, fa solo quello, ha solo quello nella vita, si è dedicata interamente a quello lì, e quindi sono scelte, appunto per quello dicevo, sono scelte di vita. Io sono felice anche così, però adesso per il prossimo anno stiamo ancora valutando insieme alla mia squadra se fare la prima parte di stagione, vale a dire le classiche, o altrimenti e poi comunque continuare con loro all'interno della squadra, non so, magari qualche altra cosa, però fare un anno completo, essere al 100% per un anno completo, perché poi io mi conosco e vado sempre oltre i limiti, perché non riesco a presentarmi alle gare, quindi attaccare il numero, non sono pronta, non sono preparata, non fa parte del mio essere, e quindi preferisco essere chiara dall'inizio. E ho parlato con loro, stiamo valutando questa cosa qui, se me la concedono, altrimenti insomma sono felice di quello che ho fatto. So che comunque all'interno di una squadra come quella di adesso è importante una figura diciamo che abbia esperienza, perché ci sono delle, come ad esempio ecco la Persico, dei piccoli errori che si fanno in gara che magari non vuoi perché sei giovane, oppure non ci pensi, a mente calda, eccetera. In quella gara lì dove ho fatto seconda, io l'avevo visto dopo, ma ha rischiato di farsi squalificare per una piccola deviazione che ha fatto in volata. Poi ci ho parlato, ho detto sì, basti, ero a tutta, sai, ci sono queste piccole cose che poi vanno sempre un po', diciamo, vanno valutate poi con una persona magari di esperienza vicino che ti possa seguire, che ti possa guidare in quelle circostanze. E credo che quindi comunque una presenza come la mia è importante, però sì, diciamo che io sono felice per questo, e lo faccio finché ho voglia, e soprattutto lo faccio finché non mi pesa. Poi se diventa un peso e non è più bello, non mi diverto, non mi interessa più. Quindi comunque per questo dico che sono sicura di fare la prima parte di stagione bene, perché sono gare che mi piacciono, e poi la seconda parte insomma vediamo con la squadra, e sempre se loro accetteranno questa mia condizione di rimanere all'interno. Quante possibilità ti dai, Marta? Ragionevole. Di cosa? Di continuare, cioè che si realizzi quello che... Allora, io appunto ripeto, io ho fatto questo discorso alla squadra dicendo che io voglio fare la prima parte di stagione, se loro me lo concedono. Ho contatti anche con altre squadre che sono interessate per questo, quindi comunque se me lo concedono loro bene, altrimenti valuto in un'altra realtà. Voglio farlo soprattutto perché ho in mente una gara che purtroppo non è andata bene quest'anno, e voglio comunque portarla al termine. Come dice Lanzoni, quando vedo rosso purtroppo divento il toro, e certo. Mi è rimasta un po' una gara in sospeso, e una classica che appunto mi piace tantissimo, e voglio provarci la Roubaix, Marta? Sì.
Okay. Quindi voglio provarci e se mi danno la possibilità sono felice, altrimenti nulla, insomma, vediamo come fare, certo, diversamente. Però fare soltanto la prima parte di stagione, per la seconda parte essere in supporto alla squadra indubbiamente, ma in altri vesti. Tra poco facciamo dare anche un consiglio a Marta da parte di Lenia. Io, perdonatemi, ma sono 5, non so quanti minuti fa l'ha detto, 5-7 minuti che penso a me per terra, questo che fa la differenza tra uomini e donne, e mi dico: ma vuoi ripartire? Ma sei matto? Ma guarda qua, ma a casa si preoccupa, chi se ne frega, ma io so bene io, l'importante è portatemi all'ospedale. Questo un po' è, insomma, ma se... questa è la forza delle donne, per questo lo volevo dire, ma non per piaggeria, perché io mi metto in quella condizione, immagino per terra si vede l'osso, ma portatemi all'ospedale, non voglio sapere più nulla. Comunque Ilenia, che nel frattempo è tornata alla conformazione originaria, guardate, ovvero stile astrospaziale. No, io sono venuta qua in ufficio da me perché ho sempre internet molto forte, ho la fibra, non so oggi col caldo cosa c'ha che va, viene. Allora, il tema ricorrente è la serranda dietro, che sì, abbiamo riconosciuto sia nella conformazione device che nella conformazione personal computer. Adesso che ci siano le cuffie o meno è un dettaglio, però l'abbiamo riconosciuta. Che consiglio daresti a Marta? Ma guarda, io ho appunto appreso durante il tour che Marta avrebbe continuato ancora e secondo me fa bene. Poi però l'aspetto, perché voglio far provare anche a lei a commentare. Attenzione, anche quello. Attenzione che è arrivato il terzo incomodo, eh? Eccolo. Eccolo qua. Con un italiano, ciao, che non ha, con un italiano, ciao, che Marta, non ha ancora vinto, stai, una Martina, tappa al Tour de France, abbiamo ritrovato Babbo Natale. No, io ero tranquillo perché vi stavo seguendo dal ristorante e quando c'è la Marta fa bene Ilaria a dire la porta a fare le telecronache, perché non si fermava mai un secondo. Io credo che parlare così, e io ero tranquillo perché ho detto: c'è Marta che parla e io posso arrivare anche dopo, cioè non me la sono presa, tranquilla. Ti stai già disimpegnando. Complimenti. No, non hai risposto alla domanda. Comunque sì. No, complimenti a Marta perché ci ha raccontato tutte le sue vicissitudini, insomma, la sua bella tappa. Quindi, ma che c'hai lì dietro, Marta? C'ho il mio nome e cognome, Magro. Ah? Vabbè, allora adesso avanti. La quarantena ci ha insegnato anche questo. Mica solo cose brutte, eh. Cavolo. Tra poco arriviamo alle dolenti note, perché parliamo degli uomini. Noi adesso, Riccardo, siamo un po' divertiti, nel senso che abbiamo raccontato quello che magari non è andato, però insomma di un'Italia che tutto sommato in una fantomatica starting list dietro la pole position dell'Olanda, però insomma poi arriviamo volevo chiedere una cosa perché mi è rimasto un dubbio, perché io, cioè, c'è l'ideatore della trasmissione, ha fatto una domanda prima molto complessa, complicata. Ma ci stavi seguendo veramente? Scusami, io sono sul pezzo, non è che fa abbandono così. No. E ha fatto una domanda e sono rimasto un po' basito sulla Van Vleuten, perché ha detto: ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto il Tour de France, ora vincerà anche la Vuelta. Ma perché? Perché c'è la Vuelta anche. Marta Bastianelli ha detto che c'era la Vuelta, Marta, è vero? O no? La farò anch'io. Ho capito, ma fa anche la Vuelta la Van Vleuten. Certo. Sì, anch'io la farò, Magro. Ora la facciamo in vesti diversi, però anche là io la farò per partecipare, la fa per vincere, ma comunque il tema è quello. Però la Vuelta nostra è soltanto 5 giorni. Ah, ecco, no, perché no, io sono rimasto un attimo sorpreso da questa cosa, che io sono rimasto, ho detto: come fanno la Vuelta? Cioè, che fa? Facciamo la Vuelta, che comunque è stessa organizzazione del maschile, però in questo momento sono soltanto 5 giorni, quindi sempre una bellissima manifestazione, un World Tour, è una bella organizzazione, però sono 5 giorni. È uno dei quali è sempre sì, è dal 7 all'11 di settembre.
Okay. 7-11 settembre, dunque. Sei ancora in vacanza? No, sono a Salfa la Huerta. Tu sei. Però che te non sapessi questo, insomma, definisce il fatto che sei veramente in vacanza. Cioè, adesso è vero che ti vediamo con guarda, fino a oggi io non so neanche dove sono gli europei. Cioè, io sono in Germania. Hai staccato a Monaco, sì, a Monaco, me l'hanno detto, ma di rimbalzo. Cioè, vedi come vengono subito in soccorso. Allora, ieri ho fatto 100 chilometri con 1900 di dislivello, caro Rambo, hai capito? Rambo? Con l'elettrico, con l'elettrico però. Vergognati! Allora, mi sono fermato perché qui in Trentino ci sono ancora le fontanelle. Belle. È fantastico. Sì. Mi sono fermato su perché andavo per il Rolle, Valle, mi sono fermato alla fontana. È arrivato uno, mi ha fatto magro. E io, cioè, tutto contento, mi ha riconosciuto, ma certo con l'elettrico. E io l'ho guardato un po' truce col giramento proprio a 2000 e gli ho detto: vuoi fare a cambio? Cioè, due infarti, c'ho un defibrillatore, se vuoi fare a cambio, facciamo a cambio. Puoi anche dire che in questi giorni sei stato anche da Francesco Moser, sei stato ospite da lui. Come fai a saperlo? Dillo. Come fai a saperlo? Mi hai chiamato. Che lavoro facciamo? Ma dimmi te. È vero, eravamo al telefono. Ce la fate ad aspettarmi 4 minuti tutti quanti di pubblicità? Vado via. Ce la fate? Poi salutiamo Marta e Ilenia appena torniamo dalla pubblicità. Ce la fate? Così vi facciamo chiudere. So che ho abusato della pazienza di Marta, perdonami, ma 4 minuti di pubblicità? No, tranquillo, dai. Facciamo pazienza, Marta. Ma Marta ci sta fino a mezzanotte. Ok, ma che pazienza. Pubblicità. Fuma. 25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero.
Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Di nuovo insieme per questa seconda parte di Velo. Durante la pubblicità c'è chi si assenta, chi va a prendere un po' di caldo fuori, e invece in piattaforma si parla di cucina, credo, perché ho visto un libro di ricette. Ma allora non si può fare niente. No, niente, fare... assolutamente nulla. Questo qua. Le ricette. Educazione alimentare teenagers, ok, va bene. Oh, da... scusa, è una puntata prettamente femminile e mi dovevo adeguare. Va bene, Ilenia, senti, torno da te per chiederti i prossimi appuntamenti, dove ti sentiremo, vedremo, ti vediamo questa sera, poi spesso e volentieri ti sentiamo solo. Ah, io ritorno già sabato col Panca, sabato e domenica c'è Vargarda, che è una gara World Tour di 2 giorni, con la Crono Squadra il sabato, e la domenica poi c'è la gara in linea, che ritorna dopo lo stop per Covid, e poi dal 9 al 14 il Giro di Scandinavia, sempre gara World Tour, e poi io vado in ferie quando ci sono gli europei, quindi commenterà qualcun altro, e torno per i mondiali di mountain bike a fine mese. Certo. Tanto scrivo, Riccardo, ormai sei diventato un grande attore, barba lunga, il sigillo ti dona pure. Se lo fa crescere fino alle ginocchia, se glielo scrivete. Marta, che cosa ti dicono a casa sulla eventualità che tu un giorno possa esserci H24, 300... Oh, no, allora, non dire che si mettono le mani sui capelli, no! Hai fatto un gesto? Marito, mio marito sono pronti, mio marito e soprattutto mia mamma sono pronti i fuochi d'artificio qualora io smettessi per sparare. L'ha già comprato da un bel po' di tempo. Ce l'abbiamo già pronti, quando smetti spariamo i fuochi d'artificio. E mio suocero invece, se già solo la parola che io gli dico smetto, lui va in lutto. Quindi già lì... Quindi, è il lutto, lui il lutto nero praticamente, quando io già gli faccio i discorsi che smetto, guarda, ho pensato, lui non parla più e sta già una settimana senza parlare. Marta, fagli viviamo un bel regalo. Così a casa. Fagli un bel regalo a tuo socio, riportagli un bel contratto triennale. No, così vanno a male i fuochi d'artificio, però se fosse la squadra mi farebbe firmare fino a 40 anni. Dipende da quanti ne avete comprati di fuochi d'artificio, se sono tanti l'impatto sulle casse può essere importante, nel senso, se poi vanno a male. Io gli ho detto, guarda, io ho intenzione di fare una bella festa quando smetto, invitare tanti amici. È lui che mi ha sempre appoggiato, Adriano, voi lo sapete, perché quando si è trattato di fare festa è sempre stato il primo per le vittorie. In questo caso mi ha detto, ma Marta, io ti appoggerei, però devi capire che per noi è un lutto. Ci ha detto, ma no, facciamo un funerale allora. Va bene, va bene. Ragazze, è stato un piacere. Marta, noi ci rivedremo presto, speriamo. Ilenia, io spero che tu ti sia divertita. Ho fatto un po' il vigile urbano, perché insomma avrai capito qual è il tono. Cioè, la scusa è il ciclismo. Beh, ovvio, bisogna sempre divertirsi. No, mi dispiace per tutti questi problemi che di solito non ho mai. Ho fatto una gran figura di scherzi. Però la tapparella resta sempre. Tapparella, quella ce la ricorderemo sempre. Grazie, Ilenia. Buon lavoro. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao, bimbe. Ciao, ciao. Arriviamo alle...
note. No, 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 non lo so se dolenti. No, no, non lo so se dolenti. Poi ditemelo voi. Insomma, ci avviciniamo alla Vuelta. C'è stato Riccardo, ti ricordi Luciano aveva detto attenzione, l'ultima parte della stagione sarà la parte di Evenepoel. E insomma, già una bussatina l'ha data a San Sebastian, Beh, diciamo che Evenepoel effettivamente ha fatto un grandissimo numero a San Sebastian, una classica che probabilmente gli si addice anche tantissimo, però San Sebastian doveva essere un po' uno scontro dai reduci del Tour, invece Evenepoel ha veramente fatto un grande colpo da campione. Certamente vedere questi numeri per chi vede in diretta la televisione queste cose qui potrebbe sembrare quasi normale, ma per chi ha corso in bicicletta, Riccardo, dimmi se ho ragione, è veramente impressionante. Sto ragazzo fa dei numeri al di sopra della realtà. Effettivamente ci si aspettava un attacco sull'ultima salita di questa grande classica, lui anticipa tutto alla penultima salita e fa un numero 45 km da solo indietro che lo inseguono. Da dove prende tutte queste energie? È impressionante. Ma questo è un fuori classe, Luciano. Quello che ha fatto l'altro giorno a San Sebastiano è stato bello, perché soprattutto ha staccato corridori forti, perché Yates aveva vinto, era reduce da due vittorie una dietro l'altra, quindi era in condizione. Sivakov non continua a farlo anche oggi, è arrivato secondo, è il leader di Burgos, quindi vuol dire che ha fatto un numero sopra le righe, ma questo non è una novità. Lui a quel modo lì, lui fa la progressione e li stacca tutti, sembra facile come hai detto te, però non è assolutamente facile, li stronca tutti. La cosa bella di questo corridore è che lo fa apparire con grande naturalezza, è sintomo di avere grandissima classe. Poi, sai, ha sempre, insomma, è un ragazzo ancora, è ventenne, ha poca esperienza, è stato fermo un anno dopo la caduta e forse lì, io l'ho detto anche in telecronaca, che per me hanno sbagliato quell'anno che hanno praticamente l'hanno ributtato in corsa al Giro d'Italia. Sì, probabilmente sì. Secondo me lì hanno fatto un errore. Di valutazione, forse anche pensando al fatto che lui è veramente un fenomeno, però è una meraviglia. Io non vedo l'ora di vederlo all'opera con quelli alla sua altezza, tipo Van Aert, tipo Van der Poel, perché secondo me lui più che un corridore da corsa a tappe per il momento, la corsa a tappe di 3 settimane, ora lo vedremo poi alla Vuelta che saprà fare. Magari ci meraviglierà e ci sbalordirà anche lì, però ha fatto un numero, ripeto, con una naturalezza che sembrava quasi fosse così naturale poter fare una cosa di quel genere. Ha vinto esaltando la gente, poi insomma, Paesi Baschi lo sai, c'è proprio il calore, lo vediamo da queste immagini, e grazie, ringrazio anche Maurizio che mi aveva mandato un messaggio prima, preoccupato, perché io invece vi seguivo. Sì, ma è vero, era preoccupato, te lo confermo. No, però io c'ero. Poi come faceva a mancare, stasera si parla di Capodarco, abbi pazienza, c'è Gazzoni. Voglio dire, non posso mancare a questi eventi. Sì, per tornare a Evenepoel c'è poco da dire, Luciano, questo è un fenomeno, non lo scopriamo certo ora, e fa piacere, hai detto bene, perché vedere queste cose qui è sempre, guarda, noi si sta vivendo un ciclismo bello, bello, entusiasmante, appassionante e imprevedibile, perché l'hai detto te, è partito a 45 km, quando uno magari se l'aspetta un'azione, se l'aspetta sull'ultima salita, invece no, lui l'ha anticipata prima, ha fatto lavorare la squadra, ha preso in mano la situazione violentemente, è stato bravo, dai, c'è poco da fare.
Assolutamente sì. Invece Riccardo, su Burgos in questi prima ci hanno scritto perché Eurosport non trasmette Burgos e il Tour di Polonia, però io Burgos l'ho visto. Però non Burgos lo trasmettiamo, credo, su Discovery, su Discovery Channel, sulle app, mentre il Giro di Polonia sono 2 anni che non abbiamo i diritti. Certo. D'altronde trasmettiamo tutto, infatti la cosa buffa è che ti chiedono perché, come mai, perché ormai sono abituati tutti, certo, gli appassionati di ciclismo sono abituati a vedere tutte le corse possibili e immaginabili, però il Polonia non abbiamo diritti da 2 anni, Burgos invece lo trasmettiamo, come anche San Sebastian, è successo anche a San Sebastian, l'abbiamo trasmesso sul digitale, su GCN, su Discovery Plus, che chiaramente, sai, chi è abituato a guardarlo sul lineare a volte rimane un po'. Poi ci sono state le repliche, l'hanno visto dopo in replica, però ci sono delle. D'altronde noi abbiamo 2 canali soltanto, Eurosport. È vero che è la casa del ciclismo, però ogni tanto ci sono anche quegli altri sport da. A parte che certo, noi si faceva vedere il tour femminile quel giorno, quindi certo, sempre ciclismo dappertutto. Luciano. Invece su Burgos, Riccardo, io tra l'altro dopo la grande abbuffata del Tour de France, veramente in questi giorni sto seguendo poco il ciclismo, però mi stampo gli ordini d'arrivo e tutto, però sto notando sempre in proiezione Vuelta, un ottimo Nibali, ma soprattutto anche Hindley sta crescendo un attimo. Per esempio su Hindley, che Hindley vedremo alla Vuelta secondo te? Vedremo il corridore che abbiamo visto al Giro, o secondo te sarà un Hindley meno interessante di quello del Giro? Ma io credo che quando uno vince il Giro d'Italia, allora di solito la Vuelta serve quasi sempre, sempre successo, che è un po' la corsa di riparazione, no? Chi magari fallisce l'impegno precedente per vari motivi, alla Vuelta si prepara e cerca di rimediare la stagione. Hindley ha vinto il Giro d'Italia bene, senza nessun tipo di discorsi, ha vinto alla grande, e vedendolo pedalare a San Sebastian, ora il Burgos non l'ho visto sinceramente, ho soltanto guardato gli ordini d'arrivo anch'io, però a San Sebastian non mi aveva fatto una grande impressione come pedalata, però sai, una corsa in linea, era a rientro e quindi ci può stare. Mentre Burgos vedo che insomma è presente, ma ci sono anche altri nomi. A Burgos per esempio mi è piaciuto Buitrago, furbo, intelligente, è un corridore giovane anche lui, che ancora non si è espresso ai massimi livelli, però secondo me lui potrebbe fare una buona Vuelta, e qui lo rivediamo proprio quando ha vinto, anticipando la volata, mi sembrava. Poi per Hindley credo che comunque bisognerà capire quello che vorrà fare la squadra, perché potrebbe anche giocare di rimessa, andare a cercare qualche tappa. Riccardo, anche Vincenzo Nibali sta pedalando bene a Burgos, sempre in proiezione Vuelta. Che tipo di Nibali troveremo alla Vuelta? Un Nibali che giustamente vuole fare ancora classifica, o un Nibali che punterà effettivamente a vincere qualche tappa? Ma io credo che Vincenzo, ecco, per esempio Vincenzo l'ho visto pedalare meglio, migliorato, Vincenzo è un duro, non molla mai. Lo vedo sereno, tranquillo, e credo che farà sicuramente la classifica, curerà la classifica, anche perché quelle tappe non è facile, non è semplice per uno come lui, abituato a curare la classifica, andare a riversarsi solo sulle tappe. Io credo che vedremo un bel Nibali, anche perché mi pare che piano piano l'Astana stia ricominciando a riprendere un po'
dei punti, tanto che ora è molto di moda, no? Parlare di punteggi, di classifiche. Non ci dobbiamo dimenticare quello che hanno subito loro all'inizio della stagione. E quindi quando poi la squadra va e c'hai uno che trascina come Vincenzo, potrebbe essere anche la volta, non ti dico di vincerla, perché se vince poi vabbè, però piazzarsi si può piazzare secondo me. E poi io comunque lo volevo dire prima alla Marta, mi farò la barba quando smette. E ho una scommessa: quando smette Nibali mi farò la barba. Io credo che mi verrà la barba come Babbo Natale, io te lo dico. Che io non ci credo ancora. Io non ci credo ancora che smette. Non ci credi ancora che smette? lo vedremo. Oh, avete parlato di Hindley. Che insomma il gancio è presto fatto, perché insomma Hindley qualche edizione fa ha vinto Capodarco, e quindi insomma l'edizione numero 50 che cosa vuol dire per te, Gaetano, poi anche Roberto? Edizione numero 50 che cosa vuol dire? Vuol dire che 50 anni che facciamo questo grande Gran Premio, è cresciuto sempre, arrivando a 50 anni è una soddisfazione per noi che organizziamo e chi ha organizzato anche prima di me, a portare avanti una manifestazione del ciclismo così ci fa veramente piacere, perché c'è la gente che ti dà la possibilità di poterlo fare, che crede in questa manifestazione, crede in questi personaggi come Indri. Io agli sponsor gli ho detto: ha vinto il Giro d'Italia un corridore che sponsorizzate voi, perché è loro che fa fare il Gran Premio di Capodarco, certo. Tra cui Hindley vince e vince il Giro d'Italia. Questa è la soddisfazione nostra del Gran Premio. 50 anni, piano piano ci siamo arrivati. Quest'anno abbiamo una bella lista dei concorrenti, abbiamo parecchie squadre, ci dispiace per quelle che rimane fuori, perché è l'USEI che più di 35 squadre non ti prende, e 176 corridori, peccato, perché tutti vogliono partecipare, addirittura noi le facciamo a 5 corridori ogni squadra. Sai che vuol dire 5 corridori ogni squadra? Vuol dire che porta i migliori, perché le squadre hanno tutti una ventina di corridori, certo. Portano i migliori, però la corsa viene un po' falsata, perché se c'è una fuga, 5 corridori, 2 sono le punte, 3 sono gregari. 3 gregari a chiudere una fuga è un po' più complicata. Sì. Comunque parecchie volte ci sono riusciti, perché tra squadre si mettono insieme un paio di squadre e cercano di chiudere le fughe, mentre l'anno scorso non ci sono riusciti, una fuga in partenza con 32 corridori, prima 5, poi 10, poi 15, poi 20, poi non sono arrivati 32 strada facendo, e questi 32 si sono selezionati, è arrivato il corridore Simone Raccani. Simone Raccani, ecco un altro gancio, perché insomma oggi a Burgos ho avuto una caduta, si è ritirato, ma insomma gli auguriamo ovviamente di rimettersi presto. È il numero uno di Capodarco. Appunto. Forse, appunto, adesso magari ci assicuriamo del fatto che possa correrlo Capodarco. Roberto, vengo da te, so che volevi salutare Riccardo. Sì, perché noi non ci conosciamo con Riccardo, però adesso facciamo una carrambata. Io sono il papà di Giulia. Lo so, Roberto. Lo so perché la Giulia mi fa vedere sempre le fotografie di quando era piccolina e quando tu la portavi a Capodarco. Lei è stata anche dentro l'organizzazione, faceva la traduttrice. Io devo dire che Giulia è bravissima. Io non so da chi ha parato, forse da te no, perché l'inglese... No, non credo. Non so, come lo parla lei, l'inglese è una cosa impressionante, è veramente molto brava. Mi fa piacere conoscerti, anche se così virtualmente, però stai tranquillo che Giulia
E il papà, mamma mia, come tutte le figlie femmine, insomma, hanno una predilezione per il papà, dai. Sì, è vero, è vero. Ci può stare. Ci sta. Tornando invece a Capodarco, sì. Allora, tornando a Raccani, Raccani ha vinto a Capodarco lo scorso anno, quest'anno nelle Marche ha vinto un'altra volta perché ha vinto anche a Monturano la gara nazionale, sempre per dilettanti elite under 23. Speriamo di poterlo avere perché l'anno scorso ha dimostrato di essere veramente un campione, quest'anno è arrivato undicesimo alla Giro di Sicilia dimostrando di avere classe, passerà sicuramente professionista come Piccolo che ha cambiato squadra lo scorso anno secondo, sì, a Capodarco, adesso con la Education First, o come Tolio che già è tra i professionisti con Landroni. Il campo dei partenti è ottimo, attendiamo naturalmente altri riscontri, stiamo lavorando per quello che è il 16 agosto, permettetemi due o tre divagazioni. La prima, 2022 è stato un anno importante per Capodarco, Hindley ha vinto il Giro d'Italia, Zara ha vinto il campionato italiano. Clark ha vinto una tappa al Tour de France, dove si è parlato molto di Mattia Cattaneo, vincitore, sì, nel 2011, quindi mi sembra che è stato un anno davvero molto importante. Un'altra cosa importante da sottolineare, Capodarco e la Scaofida. L'anno scorso era un rapporto di collaborazione, Scaofida presieduta da Gianni Spaccasassi, che nel corso degli anni ha organizzato prima l'internazionale, il trofeo Beato Bernardo per juniores, poi il campionato mondiale per juniores nel 2010, il campionato mondiale, il campionato europeo nel 2011 per under 23 e per junior, corse internazionali. Adesso non è più un rapporto di collaborazione ma di simbiosi a livello organizzativo, sì, e credo che sia importante rimarcarlo. GC Capodarco e Scaofida pronti a realizzare un grandissimo gran premio Capodarco. Infine, permettetemi questa, di salutare il figlio di Gaetano Simone, certo, che con il servizio della informazioni domenica scorsa ha avuto un incidente in moto, sì, a Campocavallo, lo saluto, ci mancherà a livello organizzativo il suo apporto, speriamo possa rimettersi presto. Oh, peraltro scorrevo le ultime edizioni di Capodarco, Hindley, Padun, Rubio, Zana, Raccani, insomma c'è un convitato di pietra che è come se lo sentissi alle spalle, Umbertone che insomma da lì diciamo che tra Hindley e Rubio, esatto, ha fatto doppietta. Ma no, ma soprattutto quello che stiamo vedendo a Capodarco in questi ultimi anni, perché in tanti ci hanno additato, e questo voglio dirlo stasera, che noi siamo un ciclismo diverso, ma un ciclismo diverso penalizzandoci, dicendo che siamo quelli della sagra. Noi siamo il ciclismo popolare, noi vogliamo essere il ciclismo popolare a Capodarco. In che senso quelli della sagra? Perdonami Roberto. No, perché tutti dicevano, vedono lo stand dove si mangia la sagra, ma che ciclismo è quello di Capodarco? È un ciclismo nostrano che forse manca al ciclismo vero e proprio. Un ciclismo fatto di persone, ci mette la faccia Gaetano Gazzoli, ci mette la faccia Adriano Spinozzi, ci mette la faccia la comunità di Capodarco e saluto Monsignor Vinicio Albanese, ci mettono tutti la faccia, ci mettiamo tutti la faccia. E se ci dicono che siamo... Perdonami l'insolenza, ma perché come dovrebbe essere una... No, noi vogliamo che sia questo, ma dall'esterno alcuni notano cose che per noi sono normali. Sono normalissime. Vogliamo essere il ciclismo popolare. Noi siamo la prima manifestazione a livello nazionale che si è rivolta verso la solidarietà, ma non da oggi, ma sono tantissimi anni. Sì. E se noi vogliamo essere il ciclismo popolare, non possono dirci che siamo quelli della sagra della porchetta. Siamo quelli che vogliamo essere. Sì, assolutamente. Noi siamo quelli che... Dovrebbe venire l'abruzzese con le rosticine su per la sedia di Capodarco. Ci mancherebbe, ecco perché. L'invito per venire su per fare la sagra dei rosticini. Assolutamente. Io li aspetto, anche perché la mattina c'è una grande corsa di amatori. Ci arriviamo. Poi Drago, volevo dire questo a Magrini, è arrivato nono a Capodarco quando vinto Zama, aveva 19 anni, fatto primo degli stranieri. Sì, bello, ma Buitrago Gaetano lo conosco bene perché ce l'aveva un mio ex corridore che è Ghiarè e spero, esatto, che quest'anno tu lo accetti anche lui, insomma le corse belle le vuole fare sempre e mi permetto a Roberto di dire che bisognerebbe che fossero tutte corse così. Ma non per tanto perché deve essere la semplicità, qua c'è troppa esasperazione. Nel ciclismo giovanile oggi
c'è troppa esasperazione, c'è poco da fare, quindi ben vengano le corse come una volta si faceva, come Luciano sa benissimo, come facevo io, che quando andavamo alle corse era prima di tutto una festa, e quella deve essere e deve rimanere. Poi l'organizzazione, la struttura, sempre Gaetano è una vita con lo Spino, hanno sempre cercato di fare le cose al massimo e hanno sempre cercato il meglio del meglio anche per organizzare, per dirigere la corsa, quindi senza dubbio il percorso, queste sono essenze, però deve rimanere una festa popolare. Le corse, d'altronde io dico sempre bada la gente, ma bada la gente si vede in queste occasioni qua, primo perché sono corridori e poi perché è organizzata bene e poi perché è una festa, soprattutto è una festa, questo deve essere lo spirito del dilettantismo di una volta che c'era prima e che dopo 50 anni voi continuate a mantenere, e vi faccio i complimenti. Assolutamente, prima quando hai detto come me Luciano, pensavo che mi stessi per dire che andavamo alle corse per mangiare, no, poi per fortuna... No, per ritornare su questa manifestazione no. Che io ho avuto la fortuna 45 anni fa probabilmente di partecipare, devo fare veramente i complimenti a Gaetano. Voi non siete la manifestazione della sagra, ma siete la manifestazione dei grandi professionisti di organizzazione, perché voi, a prescindere dall'evento sportivo, curate molto anche l'evento culturale di questa corsa, che è diventata una grande festa. A volte partono da parecchie regioni vicino alla vostra marca per vivere la festa del ciclismo, perché questa è la festa. Chi invece ha fatto organizzazioni professionali, fatte da professionisti, sono durate pochissime, pochissime sono durate. Invece voi 50 anni sta a dimostrare che effettivamente tu poi, Gaetano, inutile che lo diciamo, tu ami questo sport, l'hai praticato da ragazzino, ci hai investito molto perché è una tua grande passione. Vi faccio veramente i complimenti per tutto quello che fate, per questa grande manifestazione del 16 agosto, sì. In un periodo estivo dove veramente ci sono grandissime, bellissime manifestazioni in Italia, perché vogliamo ricordare che il 14, se non vado errato, sì, 14, c'è il Gran Premio Sportivo di Foggiano, organizzato da un nostro amico Giampiero Bonin. Sono collegate con Capodanno. Sono gemellate con... Sì, sì. Come nasce questa idea di gemellare queste due manifestazioni? Loro si sono avvicinati un po' a Capodarco, abbiamo cercato di un po' di organizzarci insieme. Adesso loro organizzano sempre la domenica prima del 16, forse l'altro anno si sposta un po' più lontano, non è facile, perché i corridori che c'è loro, più che parte meno di 4-5 squadre, vengono a Capodarco. Allora, capito, da lì corrono lì, poi il 15 arrivano tutti a Capodarco. Certo, assolutamente. Più che parte quando Cattaneo vinto Capodarco, vinto Poggiana. Indri, Robert Power vinse Poggiana, vinse Capodarco, certo. Zilioli fece secondo a Poggiana, vinse a Capodarco, e l'anno dopo vinse anche a Rubbianello la gara dilettanti, quella che era collegata, sì, a Capodarco. Mi mantengo sempre con le piccolezze. Adesso c'è un mio figlio, mi dice: vuoi crescere? Perché lui è stato all'ospedale a Iesi, sì, adesso lo saluto, per questo incidente che si è fatto abbastanza male a 40 all'ora. Un'altra moto l'ha toccato sullo sterzo e è cascato giù, gli è andata sopra pure quella da moto. Speriamo che si rimetta presto, perché... Detto: vuoi crescere? Devi mettere il macchio se schermo a Capodarco. Idea per il 2023. E Gaetano Gazzoli, no, forse ce la facciamo in extremis. Forse anche per quest'anno. Forse ce la facciamo in extremis. Forse anche per quest'anno. O in extremis. Rifate sempre il muro di Capodarco. Due volte il muro. In extremis. Devo andare in pubblicità per l'ultima volta. Vabbè, in extremis ci fermiamo. Ci fermiamo, poi ritorniamo per l'ultima parte.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera, stiamo parlando insomma della 50ª edizione del Gran Premio Capodarco che arriva subito dopo, il giorno dopo di Ferragosto. Io oramai sono 12 anni che faccio questo programma televisivo e diciamo che
la stagione è scandita un po' dagli appuntamenti. Quando poi finisce Capodarco, vuol dire che abbiamo scavallato Ferragosto, so che ci avviciniamo verso la parte finale anche della nostra dei stagione mondiali, televisiva. Dai, poi c'è la Vuelta, però poi dopo la Vuelta veramente comincia una malinconia dentro che non finisce mai. Roberto, per chi non fosse a Capodarco quel giorno, che non riuscisse ad esserci perché magari ancora è alle prese con la digestione ferragostana, perché magari è molto lontano, ci sta, per chi magari preferisce il mare piuttosto che il grandissimo ciclismo internazionale, dilettanti under 23, come la può seguire? C'è la possibilità? Certo, certo, perché lo scorso anno abbiamo inaugurato, anche perché c'erano delle restrizioni per quanto riguarda il Covid, abbiamo inaugurato quella che è la diretta streaming. Nello scorso anno abbiamo mandato in diretta il Gran Premio Capodarco per 3 ore 3 ore e 15 minuti, quindi abbiamo vissuto tutte le azioni migliori, abbiamo rivissuto quella che è stata la partenza. Si parte sempre dal monumento Fabio Casartelli. Certo. Allora io dico che la diretta streaming andrà in onda sull'Ora del Ciclismo e sul sito del Gran Premio Capodarco, quindi chi vuole vedere la diretta può collegarsi intorno alle ore 14 e può gustarsi tutto quello che è il Gran Premio Capodarco, che parte in pratica alle 13.15 dal Monumento Casartelli e raggiunge la cantina Vini Santa Liberata, dove ci sarà il via ufficiale alle 13.30. La prima parte di 50 km è quella pianeggiante per i cacciatori di traguardi volanti, dove scoprimmo nel 2014 Fernando Gaviria, corridore colombiano e velocista che pochi mesi dopo nel Giro dell'Argentina batté per ben 2 volte Cavendish. Poi si inizierà a salire verso Capodarco e gli ultimi 2 giri saranno quelli con il muro, che è sempre pronto a fare la differenza. Certo. Vedremo se sarà così anche quest'anno, se partirà una fuga da lontano come lo scorso anno. Lo scorso anno la Zalf voleva vincere a tutti i costi e ha vinto grazie a Raccani, partendo con una fuga da lontano. L'appuntamento dunque con le dirette intorno alle ore 14 e 15, l'Ora del Ciclismo, e anche sul sito del Gran Premio Capodarco per chi non potrà esserci a gustarsi lo spettacolo della 50ª edizione. Perdonami Roberto, una curiosità, ma quindi dal chilometro zero? Quasi dal chilometro zero, quasi. Se mi avessi detto dal chilometro zero adesso l'avrei girato a chi sei te in piattaforma, gli avrei detto che mica siete solo voi dal chilometro zero, Luciano. No, Capodarco mi ha sempre impressionato per il grande pubblico che c'è a questa manifestazione, ma voi avete mai provato a capire in quanti seguono in loco il Gran Premio? Sì, io credo che gli anni fulgidi, ma anche quelli prima del Covid, noi abbiamo sempre stimato sul tracciato di gara 30.000 persone. Perché abbiamo fatto questa stima? Perché al passaggio nel circuito pianeggiante, primi 50 km, che fanno i turisti che sono al mare? Lasciano la spiaggia e vanno a godersi lo spettacolo del Gran Premio. Cosa inusuale, no? Un turista non lascia mai la spiaggia. Questi lasciano la spiaggia, vanno a godersi il Gran Premio e poi sulla salita banchettano. Come ai vecchi tempi, Riccardo diceva prima, la festa popolare, la gente si mette lì col barbecue, cucina, ed è uno spettacolo incredibile. E questo, lo sai Roberto, secondo me è merito a una persona, a Gaetano Gazzoli, perché lui, quelle 30.000 persone, prima del Gran Premio di Capodarco, li chiama uno per uno. Sì, è vero. Perché devo dire che lui mi chiama ogni anno, ma dai Luciano vieni su al Gran Premio, e come chiama me, che io sono uno dei tanti, lui chiama tutti. Meno male che ci sono i piani di chiamate illimitate. È impossibile quasi dire. Ma infatti no, una volta spendeva tantissimo di telefono, adesso invece si mantiene su una linea. In effetti Riccardo mi ha detto in pubblicità, perché non dici a Magrini se viene a Capodarco? Lo invitiamo. Diglielo tu direttamente, ragazzi. Io mi vergogno di dirlo. Ti aspetto a Capodarco, così quando fa le trasmissioni sai quello che devi dire. Aspetta che non ti sentiamo. Non ti sentiamo. No, perché c'avevo anche, cioè, sai, Roberto c'ha Franco, io c'ho Otello e c'ho Isotta, quindi cioè, lui mi capisce. Scusate, sì, no, io trasmissione Capodarco è una delle corse più rammentate, perché la qualità che ha espresso in tutti questi anni sui corridori che sono attualmente poi protagonisti nelle corse, come del resto per le corse negli juniores c'è l'Unigiana,
che rammento spesso, perché anche l'Albo d'Oro dell'Unisana per quella categoria è importante. Capodarco insieme al Val d'Aosta secondo me rappresentano, a parte anche il Giro d'Italia per carità, però il Giro d'Italia ci ha avuto anche delle fasi dove non ha espresso perché non è stato fatto, e quindi anzi il problema sarà l'anno prossimo, perché sembrerebbe che non ci sia più, ecco, questa manifestazione. Però Capodarco esiste e ha sempre dato degli ottimi nomi che sono attualmente corridori importanti, quindi io figurati se verrei volentieri. Il problema è che io il 14 ho il campionato, il 15 vabbè Ferragosto e quello lo passo a Milano, e il 17 ho ancora il campionato europeo, cioè tutte e due le prove a cronometro, quindi mi rimane un po' difficile. Se mi mette a disposizione, ma io lo so che rischio un elicottero. Esatto, io rischio a fare questa dichiarazione perché Gaetano è capace anche di mandarmi l'elicottero. Sì. Te immagina se a un certo punto cominci a sentire, mentre sei a casa, le pale dell'elicottero. Cos'è che è adesso? Ti vengono a. Nelle corse dilettantistiche, la prima volta che ho visto l'elicottero per le riprese televisive sono state quelle a Capodarco. Capodarco. Guarda che il muro, diciamo con me, il muro. L'ho quasi inventato io questi muri, che tutti fanno questi muri. Non so quanti anni è, 30 anni fa lo vince Valotti la prima volta. Valotti, che io avevo paura perché tanto tutti avevamo paura che. Guarda che alle tue spalle stanno facendo vedere il muro. Sì, esatto. Quello è il muro. Cioè, avevo paura che non saliva i corridori, tutti avevamo paura, questa paura, perché nessuno ha fatto i tragitti con queste salite così. Invece è stato un spettacolo. Dopo la Tirreno Adriatico, Ponte Rubone, Fermo, ho cominciato a fare i muri, però si può dire che. Si può dire. L'idea, io ho sempre l'idea. Assolutamente. Anche perché, come dice lui, tutti i bagnanti vengono sulla strada. Tu a destra e a sinistra per 5 km c'era gente ammucchiata. Sì. Quando è venuta la RAI lì, mi ha detto noi contiamo pure questi qui, sui 30.000, non solo quelli di Capodarco. Per noi questi sono gente che stanno a vedere la corsa. Fanno parte non solo quelli di Capodarco. Certo. Perché facciamo una carovana pubblicitaria, c'è 20 macchine, le messe. Già la gente mi ha portato oggetti, cappelli per lanciare, capito? Sì. E buttare. Allora, come tu passa la carovana pubblicitaria, la faccio passare un quarto prima della corsa, e già la gente si prepara là. Basta le messe tutte nude là. Guarda, cioè, fermati, andiamo oltre, però più di uno ci ha scritto: ma perché non chiamate Gaetano Gazzoli ad organizzare il trofeo Matteotti? Perché adesso sì, vediamo le dolenti note. Notizia di ufficialmente di ieri da qualche ora, insomma, che il trofeo Matteotti Luciano per quest'anno problemi organizzativi, di tempistiche, non consentono l'organizzazione dell'edizione del trofeo Matteotti. Prima abbiamo parlato di festa popolare, Gaetano parlava di arrosticini, ecco, da noi quest'anno il 18 settembre, a meno che uno non li voglia mangiare per conto suo a casa, non ne vedremo. Un po', diciamo che è una sconfitta del nostro movimento. So che hai provato anche a contattare. Sì, oggi pomeriggio ho provato, da stamattina che sto cercando di contattare il presidente dell'organizzazione del trofeo Matteotti, Daniele Sebastiani. Gli ho mandato un paio di messaggi, l'ho chiamato un paio di volte perché volevamo perlomeno una dichiarazione da parte sua, non solo quella giornalistica che giustamente sui giornali locali la notizia è stata riportata in prima pagina, però da lui volevamo capire effettivamente quali erano le motivazioni per questo rinvio alla stagione prossima. Noi ci auguriamo che durante la settimana si possa incontrare Daniele, magari ci possa anche fare delle dichiarazioni ufficiali, e quindi giovedì prossimo cercare di capire meglio perché nella stagione 2022 il Matteotti non si farà, questo è ufficiale comunque. Assolutamente, peraltro questa edizione, se non erro, sarebbe stata la numero 75, era già partita un po' così, perché ti ricorderai che Stefano Giuliani qualche settimana fa, proprio seduto al posto di Gaetano Gazzoli, disse: per me è finita qua, nel senso, per quest'anno
contassero su di me, poi sembrava la questione un po' rientrata. Ora siamo al 4 di agosto, sarebbe stato il 25 di settembre, ad una settimana dal Mondiale in Australia. Probabilmente, forse sì, lo spazio organizzativo non era sufficiente. Però quello che ci dispiace è che le motivazioni non sono state effettivamente chiarite, pur sollecitando appunto gli organizzatori e appunto il presidente Daniele. Quindi spero che Daniele ci stia a sentire, magari durante la settimana ci possa rilasciare delle dichiarazioni molto più ufficiali. Perché ci ripensano, non si può fermare. Si era capito, ci scrivono. Trofeo Matteotti, se vuoi fermare, te fermi. Io per esempio da noi ho cercato di mettere dentro la regione, fargli capire quello che vuol dire il Gran Premio di Capodarco, il turismo che porta il ciclismo, oggi il ciclismo che porta il turismo. Bisogna dire queste cose. È il ciclismo che porta turismo, allora bisogna fargli capire. Io la regione l'ha capito, adesso mi dà una bella mano, il comune di Fermo pure mi dà una bella mano perché capisce che porta il turismo, e posto, gli voglio dire il trofeo Matteotti. Poi tu Gaetano hai messo una macchina da guerra, capito? Perché tu sai benissimo che organizzare manifestazioni ciclistiche ci vogliono veramente grande personale, ma poi questo personale deve essere grandi appassionati di ciclismo, perché altrimenti se prendi la persona banale che pur con tutta la sua buona volontà ti vuole dare una mano, però ci vuole anche molta esperienza. E io adesso non mi voglio sbilanciare assolutamente su questa manifestazione pescarese, che per noi rappresenta non l'evento sportivo ma l'evento culturale di questa città, la manifestazione sportiva più antica che abbiamo in regione. Quindi noi ci auguriamo che, come ci hanno promesso, che nella stagione prossima sarà un'edizione stellare, perché 75 anni di manifestazione ce ne sono poche, probabilmente in Italia, non solo in Abruzzo, ci sia un ripensamento da parte e un impegno maggiore da parte degli organizzatori. Eh sì, io per esempio se non Gio Spinozzi, la corsa è dura a farla, perché quello che fa Adriano Spinozzi, io giro solo per i soldi e per le idee. Vado sulle aziende e porto l'idea sulla corsa. Adriano Spinozzi è quello che l'alberghi, le squadre, seleziona le squadre. Adesso sti giorni è un mese, tutti i giorni sta lì, lavora. Stasera lavora fino alle 10, poi va a dormire mattina presto. Ma tu sei stato bravo appunto a crearti intorno dei personaggi con grossa esperienza, perché Spinozzi è un ex corridore, tutti i giorni impegnato con le manifestazioni ciclistiche, perché con Radio Corsa ha il suo tasso di esperienza invidiabile. Hai Roberto, hai tuo figlio, hai personaggi che che sicuramente ti danno una mano, anche se effettivamente il pilastro è Gaetano Gazzoso. L'idea nasce da te 50 anni fa, vi facciamo veramente tanti complimenti, certo. Perché non è difficile organizzare, ma ripetersi negli anni. Sì. Siamo arrivati a 50 anni, non è poco, e ogni anno la manifestazione cresce sempre di più, quindi veramente vi facciamo i complimenti. Poi ritengo sempre che il ciclismo partigiano, rispetto al ciclismo abruzzese, specialmente nella categoria dilettantistica, voi a livello organizzativo siete veramente una delle regioni più interessanti in Italia, perché le corse ciclistiche dilettantistiche che ci sono nella regione Marche veramente ce ne sono poche in Italia, e le Marche ha una grande tradizione. Castelfidardo fa due corse lì, sì, assolutamente, carattere nazionale. Noi siamo praticamente in chiusura. Posso aggiungere una cosa rapidissimamente? Velocemente, la mattina antecedente il Gran Premio Capodarco, a Capodarco a dare scena una gara per amatori, la ventesima edizione del Gran Premio Capodarco Amatori, circuito del Grappolo d'Oro, che chiuderà, anzi,
che chiuderà quello che è il Giro d'Italia Amatori, che partirà il 13 da Pontemaglio vicino a Santa Vittoria, procederà il giorno dopo a Piedilimpa di Macerata e si chiuderà proprio il 16 agosto la mattina a Capodarco. Era questo. Io una parola che la dico. Abruzzesi, non ci tradite, Capodarco, siamo vicino. Vi aspetto sulla salita. Voglio vedere a fumare le radicole con i rosticini. Poi quando passo io me ne da uno, due, poi io mangio con la moto. Allora facciamo una cosa, io chiudo dicendo, se posso, saluto Riccardo, lo ringrazio. Siamo conosciuti in una maniera diversa dal solito. Allora facciamo una cosa, se lo so che non puoi venire, ma se metterai in preventivo di venire, noi ti offriremo le olive alla scolana, ti offriremo i cremini e soprattutto i vingis grassi. Quindi se vuoi ti facciamo provare la nostra specialità. Ecco qua. Oh, Riccardo, e l'arrosticini. Gli arrosticini portiamo noi. Gli arrosticini mettiamo noi. Non puoi mancare, non puoi mancare. La domanda che ti è arrivata prima da casa, questa è una curiosità anche mia, te l'hanno scritta da casa, non il corridore più forte, il più simpatico che ho conosciuto. Non so se si riferisce alla tua epoca o a quella attuale. Diciamo alla tua. Alla vostra. Ma per me è la domanda? Per te. Un amico da casa ci ha scritto: potete chiedere a Riccardo qual è non il corridore più forte, ma il più simpatico. Non mi dire te, Luciano Robottini. Questa è una risposta vergognosa. Prossima puntata. Si chiama in gergo captatio benevolentia. No, diciamo alla nostra generazione, per esempio Cesarini era un ragazzo veramente simpatico, perché era una simpatia naturale la sua, capito? E poi non lo so se ti ricordi qualcun altro di veramente brillante in gruppo. Ma di simpatici, ragazzi, a me mi ha dato il premio simpatia e dopo ecco qua. Non so perché non avevo grossi dubbi. Ma guarda che hanno trovato il successore. No, vabbè, ma era un altro mondo il nostro, perché noi ci volevamo tutti bene. E la sera in albergo, guarda, simpatico era Mazzantini, raccontava le barzellette, era uno spettacolo. Leonardo, fra le altre cose, l'ho sentito l'altro giorno, che era insieme a Mister Orrico. Mister Orrico mi ha detto: me l'aspettavo più grosso questo ragazzo, ma andava forte. Ho detto sì, andava forte, però lo chiamavamo Coriandolo, da tanto che era leggero, quindi figurati. Ok, prossimi appuntamenti, Maurizio, ce n'è uno. Esordienti primo, secondo anno e giovanissimi a Raiano, siamo in provincia dell'Aquila. Primo Memorial Carmine di Berardino, primo trofeo Creo Lubestor Prato La Peligna, Castel di Sangro, domenica 7 agosto. Grazie a tutti, grazie Riccardo per essere stato con noi. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Riccardo. Grazie Luciano, ci vediamo tra una settimana. Buonasera a tutti. Grazie a Roberto Cicchinè, Gaetano Gazzoli. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi. Davvero. Buon Capodarco a tutti. E in bocca al lupo, poi ovviamente settimana prossima daremo ulteriormente l'appuntamento. Grazie a voi che ci avete seguito. A Maurizio da qui in regia, che ha sopportato anche questi minuti di sforo, per cui chiedo scusa. Ci vediamo tra una settimana, sempre alle 21, sempre su TV6, canale 13 del Digitale Terrestre. Buonanotte.